Dovrebbe essere molto interessante. Che bella giornata. Sto morendo di fame. Andiamo a far pranzo. Buongiorno a te. Sveglia. Capito, Steffi? Il gioco è in italiano e praticamente lo sto giocando solo in tutta Italia. Bello, eh? E il gioco è uscito da un annetto e più. I clienti ci stanno aspettando, quindi preparati, su. Oh, il gatto ha proprio una faccia da ebete. Ah, con il pigiamino rosa. Che bello. Hai messo l'uniforme del ristorante. Madonna mia, stava meglio prima. Ehi, eccoti finalmente. Vieni a darmi una mano. Che aspetti? Prendi l'ordine, per favore. Solo lo chef può entrare in cucina. Ah, cioè, vuole il nostro aiuto, però intanto è pure scassacacchio. Questa è la stanza di Bear, non dovrei entrarci senza permesso. Ah, stavo giusto aspettando. Avete un menù? Come servite qualunque cosa? In quel caso, degli spaghetti, per favore, con del sugo al ragù. Grazie. Hai tenuto un frammento di ricordi. Vorrei in questo momento la pasta con delle polpettine. Tipo quello di Lily e Vagabondo. Buon amore, godetevi con le polpette dritte in gola. Dai! Ma il bello è che i qui presenti pensano che il gioco sia una minchiata. Non è proprio così, eh. Il gioco è abbastanza serio in alcuni punti. Ecco qua i nostri bellissimi spaghetti al ragù. Ci sono andato leggero col sale. Tieni, prendi. Oh, ha un aspetto delizioso, grazie. Ah, ha un sapore così buono e delicato, proprio quello che mi ci voleva. Grazie per essere stati così attenti a me e alla mia bambina. Questo è davvero un ottimo ristorante, spero di poter tornare qui con la mia bimba un giorno. Infatti, io vedevo che aveva il gonfiore. È incinta la donna. Era deliziosa. Grazie, devo andare ora, arrivederci. State già cominciando a notare qualcosa di strano? Questo cliente sta ancora pensando a cosa ordinare. Che c'è? Quella donna è sparita nel nulla. Certo, come sempre, sicura di essere sveglia? Ehi, ci sono altri clienti. Oddio, ma questo. Amore, ma questo sei tu! Io. Eccoti qua, vediamo. Vorrei un hamburger extra large con patatine extra large, per favore. Il cliente che ha Crystal in questo momento. Tenete conto che oggi è lunedì. E quindi ci sta doppia offerta, sia con i crispy che con il Big Mac. Ecco perché Crystal mi sa che oggi non la vedremo. Sto morendo di fame. Potreste fare in fretta? Vuole cibo spazzatura. Beh, immagino ci sia un motivo se è ingrassato tanto. Senti chi parla. Ehi, questa non è mica pancia da birra. Questo è tutto muscolo. MUSCOLO. Sì, io Capito? dico, Bene, e dicono ora tutti torniamo a così. noi. Ehi, Dicono tutti così. Col microonde. beh, il panino, Lo so, ma. ha preso quello sul gelato. Wow! Aspetta, ma hai usato il microonde? Usare lo strumento giusto al momento giusto è ciò che ti rende il migliore. Ma comunque, portaglielo. Ma io non sono d'accordo. Oh sì, ora ci siamo. Wow, ha davvero un gusto fantastico. È incredibile che lo chiamino cibo spazzatura. Oh, ma c'è un sacco di carne, tuttavia è anche pieno di verdure. Uff, che cosa è inutile. Mannaggia le verdure. Quanto sono inutili le verdure. Oddio, quell'hamburger era fantastico, nonostante tutte quelle verdure. Visto che le verdure non fanno sempre schifo? Per fortuna non Sono abbiamo avuto buone clienti le troppo verdure sono difficili oggi. buone. Ma vaffanculo, amo. Oddio, chi è questo? Che te ne... È un ubriacone e te ne la cravatta a bandana. Ehi, guardate chi è arrivato. Per favore, per me il solito amico. Saccheroso dopo aver bevuto la birra con me.
No. Anche senza capelli in testa. Voglio dell'Oden. Amore. Ah. Amore, ma che incredibile coincidenza. Cioè, io sto con Saccarosa a recuperare One Piece. Si chiama Wano. Sì. Vabbè, c'è un personaggio che si chiama Oden. E guarda caso, impazzisce per l'Oden. Mm-hmm. Dell'Oden preparato dal maestro. Andiamo allora. Ma che diamine sarà mai? Non lo sai? Ehi, persino io non conosco tutti i piatti. Perché non ti tuffi? Se scopriamo che tipo di piatto è, poi non sarà difficile cucinarlo. Tuffarmi? Oh, credevo l'avessi già fatto prima d'ora. Puoi tuffarti nei loro ricordi. In ogni caso, provaci e basta. E ora, cosa ci ricorda questo gioco? Una serie live che ho fatto tempo fa a Londra. Mm-hmm. Dammi dell'Oden e dai, tuffati. Ecco. Vedi, Reset che già ha parlato con l'altro cliente, aveva detto che deve ancora decidere. Mannaggia Reset che non è attento, ragazzi. Quanto tempo ci mette? Ehi, maestro, eccomi di nuovo qui. Ehi, bentornato, però non dovresti bere così tanto. Non ti preoccupare, amico, c'è ancora tempo prima dell'ultimo treno. Va bene, allora cosa vuoi prendere oggi? Vediamo. Ah, questo sarebbe la mascotte del team di sviluppo, sto micio. Ah. Miau, riesci a capirmi? Che umano strano che sei. Vuoi quella roba che si sta mangiando quell'ubriacone, miau? Oden, sì, so che è una cosa davvero buona, miau. Soprattutto i bastoncini di pesce. L'Oden qui è fantastico, soprattutto i bastoncini di pesce sono incredibili, grazie signore. Sembra impossibile riuscire ad assaggiarne un po'. Ma noi dobbiamo assaggiarlo per capire come cucinarlo. Ah, da miau una mano. Da miau. Ti interessa davvero così tanto quel piatto? Bene, allora, miau miau. Aspetto un miaumento. Oh, ne vuoi un po' anche tu? Ma che? Quel gatto mi ha fregato il portafoglio! Niente. Io me ne immagino il micio col portafoglio in bocca che scappa. Fermo, dannato gatto! Valla a prendere, auguri. Cielo, cielo, guarda tu certa gente. Wow, che profumino. Vuoi assaggiare l'Oden? Sì. Ne hai preso un morso. Come brucia. Ma amore, come il bici One Piece. Sì. Però è davvero delizioso. Sì, perché si dice che il gatto è sensibile ai cibi caldi. L'hai assaggiato da leccarsi i baffi, vero? Ma se non aspetto che si raffreddi, è troppo caldo per la mia lingua di gatto. Oh beh, devo andare. Buono, visto che serve così ti fai i soldi gratis. Un gatto che ruba sarà mica napoletano, E magari il gatto di rigor. Oddio, che razza di gatto. Ma maestro, ti sei mica fregato un po' del mio Oden? Hai tenuto un frammento di ricordi. Com'era? Hai trovato un frammento di ricordi? Fammi vedere. Capisco, capisco. Quindi questo sarebbe Oden. Dammi un momento. Io non so se l'avete mai mangiato l'Oden, raga. Io c'è una sorta di... Come se... Una sorta di... Di brodo, no? Con tanta roba dentro. E ovviamente ti mangi di tutto e di più in questo Oden. È un po' tipo la puttana della cucina giapponese, in tutti i sensi. Ha di tutto e di più. Bel esempio che ho fatto. Ma guarda, è proprio l'Oden che aspettavo. Come mi scalda. Bene, allora. Vediamo di prendere l'ultimo treno. Oh, intanto l'altro cliente è scomparso. Hai fatto un buon lavoro oggi. Puoi andare a fare un giro alla stazione? Immagino che vorrei vedere se stanno tutti bene o no. Andiamo. Secondo me, amore, qui non ha capito nulla. Cioè, tra i presenti, non hanno capito nulla. Ora, state cominciando a capire? Basta guardare attentamente. La stazione per il paradiso è dall'altra parte.
quindi siamo nell'aldilà. Ecco. Eh sì, Sefi, ma tu pensavi che erano fantasmi. Eh no. C'è una differenza. È un po' che non usciamo, eh? Ma tanto non è che ci sia un granché da vedere. La stazione è da questa parte. E la cosa più triste è questa donna incinta che è morta, perché vuol dire che è morta con il neonato in grembo. Oh, salve, vuoi fare due chiacchiere? Mangiavi spesso spaghetti? Sì, li mangiavo spesso quando ero viva. Ah, meno male che è consapevole che è morta. Vicino a casa mia c'era un ristorante che li faceva davvero bene, mi manca quel posto. Dov'è la tua bimba? A dire la verità, la mia bambina è sparita, non riesco più a sentirla. Dove sarà finita? Sono davvero preoccupata. Forse perché non era ancora completa nel grembo? Mi dispiace davvero per te. Grazie, sei gentile a dirlo. È stata tutta colpa mia, non ho fatto abbastanza attenzione. Solo io potevo proteggere la mia bambina. Allora, volete vedere che magari è stata investita? Mi sento troppo pigro per andare fino in paradiso. Il cibo spazzatura ti fa male. Me lo dicono sempre, non posso farci niente, va bene? È troppo buono. Ho sempre pensato che fosse colpa dell'evoluzione se questo tipo di cibo mi piace tanto, anche se non è salutare. E quindi, in conclusione, non è colpa mia. Ah, ovvio. Questo magari è morto di infarto. Mi sento troppo pigro per andare fino in paradiso. Parlami del tuo lavoro. Il mio lavoro salvava il mondo ogni giorno. Era davvero stancante, ad essere onesti. Che c'è? Non ho mai voluto diventare così. Sì, è che Superman in pensione. E tua madre? Quella vecchia? Che mi importa? Magari sarà contenta che sono morto. No. Sei davvero un pelandrone? Lo dici come se fosse nulla, ma quando ero vivo non riuscivo neanche a parlare normalmente con la gente. Non riuscivo a smettere di balbettare. Ce l'ho davvero messa tutta, ma non sono mai riuscito a farmi assumere da nessuno. Tutti mi dicevano che ce l'avrei fatta se solo mi fossi impegnato di più. Ma io ho fatto tutto quello che potevo. Dannazione. Un hikikomori. Sono un esperto sugli abbinamenti col sake. Chiedimi quello che vuoi. Polpo salato. Conosci il polpo salato? Sono interiori di polpo crude e salate. Sono ottime col sake giapponese. Di solito chi non lo conosce evita di assaggiarlo, ma in realtà è davvero buonissimo. Che d'amore lo proveremo quando andremo in Giappone. Il polpo salato. Poi il taco wasa. Polpo crudo e wasabi. Wasabi e polpo crudo sono la combinazione migliore. Polpo fresco e sodo e wasabi piccante. Non può non piacerti. Ah, mi è venuta una voglia di sake. Questo se lo mangerebbe con un estremo gusto saccarosio. Il polpo crudo con il wasabi. Edamame. Vabbè, questo l'abbiamo mangiato te spesse volte, ricordi? Edamame è un classico, la scelta più popolare. È conosciuto in tutto il mondo, piace a tutti. Perfetto se non sai da cosa cominciare. Infatti a me piace un botto. Karage di pollo. La consistenza croccante è qualcosa di cui non si riesce a fare a meno. Questo l'ho mangiato, raga. Diamine, potrei mangiarli in continuazione. È una sorta di... se non erro, di cotoletta di pollo. Però aspettate un attimo che vedo prima. Per non dire una fesseria. Sì, ricorda... Ecco, infatti, ricorda un po', diciamo, la consistenza della cotoletta di pollo. Un po', però, eh. Oden. L'Oden è la cosa migliore quando hai fame. La vera felicità è poter mangiare dell'Oden bevendo sake. Se vuoi avere un assaggio di paradiso, vai in un ristorante che serve Oden. Oddio, qua... Ah, qui sono altre anime. Alleluia! Alleluia! Siamo morti come degli stronzi. Un orologio sembra essersi fermato. Questa è la stazione. Tutti quelli che vedi qui stanno aspettando il prossimo treno. Perché non dai un'occhiata in giro? Ma l'ho fatto. Aspetta, non è figo di parlare col tizio. Ma sicura? Ah, ok. E niente, pure Saccaro se mi va a sabotare le live. Scusate. Ok, ho detto tutto, eh. Ma perché ha detto? Ho finito il mio ultimo pasto. Ora è tempo che vada. Avete capito? Quando si muore si va in paradiso. Abbiamo tutti quanti diritto ad un ultimo pasto. Io sceglierei sicuramente il sushi. Ah, me ne devo andare?
Sì. A proposito, tieni pure i frammenti di ricordi se vuoi. Se vuoi vedere cosa gli è successo nei loro ultimi momenti, puoi farlo. Avete visto? Vedere cosa è successo nei loro ultimi momenti. Quindi ora vedremo anche come sono morti. Anche se non capisco perché vorresti vedere come sia morto qualcuno. Prepariamoci ai feels, va? Oh! E cos'è quella cosina? Mi sa che è uno stronzetto. Madonna mia. Hai messo il pigiama. Fai prima di mettere il pigiama. Poi guarda cosa contengono i frammenti di ricordi. Olè. Allora. Io inizierei dalla donna incinta, va? Attenzione. I frammenti di ricordi mostrano come sia morta la persona a cui corrispondono. I contenuti potrebbero turbare o sconvolgere alcune persone. Addirittura! Ah. Ti immagini se è morta durante il parto, invece? Oddio. E mi sa che durante il parto... Era delizioso. Non pensi anche tu? Meglio tornare a casa. Alcuni stavano in un ristorante. Ah no, è stata investita, come avevo detto io prima. Non riesco ancora a crederci, sarò mamma in un mese. Non vedo l'ora di poter stringere la mia bimba. La mamma vuole proprio vederti e riempirti di baci. Calla. No, la mia bambina! Non ti ho neanche detto che ti voglio bene. Vista, mo? Ammetto che mi aspettavo qualcosa di molto più... più fierce. Ok, questa veramente sta giocando ai videogiochi. Amore, si vede pure la linea delle chiappe. Questo secondo me muore veramente di infarto. La cena è pronta! La lascio qui. Stare troppo davanti a uno schermo non ti fa bene. Dovresti fare una pausa. È un hikikomori. Sta zitta, vai via. Scusa. Ah, merda, sono morto. Oddio, il mio cuore. Merda. E muore di infarto. Che è morto nel videogioco. È morto pure nella realtà. Madonna, ma voi scherzate? Mi ricordo una storia. I miei genitori mi raccontavano che praticamente un loro conoscente ha trovato suo figlio morto davanti al computer acceso. Cioè, si era accasciato sulla tastiera, morto di infarto sul colpo. E mi dicevano che se avessi continuato a fare una vita sedentaria, a mangiare, avrei fatto la stessa morte. Vi rendete conto? Cioè, che infatti mi dicevano sempre: eppure un giorno ti troveremo morto davanti alla tastiera. Amore. Dai. Ma non succederà, dai. Di cazzate. Speriamo. Fa attenzione e guarda dove metti i piedi. Stai tranquillo, amico. E vado a fare la passeggiata. Ma come? Ancora niente treno? No, questo si fa investire dal treno. Oh, eccolo, ottimo. Ops. E niente. Questa è fatta la morte peggiore, mi sa. È stato letteralmente squartato dal treno. Madonna. Buoni incubi. Ma che? È incredibile. Come fai a farlo? Mi insegni? Ti prego. Il giochino è caruccio. Però voglio sperare che dia anche qualcos'altro. Buongiorno, impegnati anche oggi come sempre. Ah, sempre il solito cliente indeciso. Non metterti a ridere, ma vorrei del ramen istantaneo. Per favore, sarebbe possibile? Chissà questo com'è morto, sto sciottino qua. È quello che mangiano i ragazzi di oggi. Va bene, va bene. Facciamo questo ramen istantaneo. Ok.
Voglio aggiungerci un tocco speciale. Ah, l'uovo, amore. Ah. Portaglielo prima che diventi freddo. E c'è persino un uovo. Mi ricordo quando me lo mangiavo con i miei amici. Mia mamma si arrabbierebbe un sacco se lo sapesse. Vorrei aver potuto giocare di più con i miei amici. E invece... Per ogni persona c'è un piatto speciale, un piatto pieno di ricordi. Ma torniamo a noi. Oddio, guarda chi è questa pupa da Pokémon. Ma ciao! Cosa vorrei? Sai cosa? Questo budino... Oddio, chi mi segue da parecchi anni sa cos'è un budino. Non è quello che pensate, che si mangia. È quello che vogliono tutti in quella caffetteria famosa. Sì, esatto, Ruby, sono Sbudinator. Devo assolutamente farlo vedere a tutti i miei amici. Budino? Certo, ce l'abbiamo. L'orso sta fissando il budino. Buon gustaio pure lui! È così carino! Già me lo mangio in giapponese. Kawaii! Ora parte il photoshoot! Forse questa angolazione. Ehi, sei in mezzo! Ah, lo devi mettere su Instagram. Che foto carina, sono un genio. E postata. Ah. E il budino rimane lì. Mi prendi in giro? Ci fa una foto e se ne va. Infatti non se lo mangia proprio. Aspetta un po', eh? Che mo se lo mangia l'orso, vedete? Ah, non l'ha richiamato, scusa. Che vuoi? Perché non smetti di far foto e non mangi quel che hai nel piatto? Sono a dieta. Sei già abbastanza magra. Sta zitto e lascia stare il telefono mentre sei a tavola. Sembri proprio mio padre. Ok, ok. Ne assaggio un po'. Buono, no? Già, in effetti, è delizioso. Papà, mi dispiace. Mi dispiace così tanto, papà. Chissà che cazzo sarà successo con... Secondo me hanno litigato e poi lei è morta. Oddio, questo che cazzo è? Sono venuto fin qui, però non credo che abbiate ciò che voglio. Certo che ce l'abbiamo. Oh, davvero? Vorrei mangiare l'omelette che faceva mia madre. L'omelette che mangiavo da piccolo, ma non riesco nemmeno a ricordarmi che gusto aveva. L'omelette di sua mamma. Se non si ricorda che gusto avesse, mi sa che dovrei tuffarti di nuovo e scoprirlo tu. Lascerò fare a te. E tuffiamoci! Tingle anziano. Te lo ricordi Tingle, amore? Sì. Da Zelda. Giochino. Oddio, eccolo! Il vecchietto sciotino. Un bambino sembra molto preso dal fumetto che sta leggendo. Un fumetto pieno di colori. Ci sono scritte tipo boom e crash. Wow. Sembra che qualcuno stia preparando da mangiare, ma io non interferisco. Capito, come scopriremo il sapore di questa omeletta del cavolo? Una fortuna, sarebbe bello sedersi un momento a leggere un po'. A tavola! Ehi, è ora di pranzo. Ho fatto l'omelette che ti piace tanto. Ah, scusate per il basso budget. Infatti, la mamma non è pixelata. Forse è fatto... è voluto, credo. Sì, sì. Oh, biricchino, non togliere tutti i piselli! What the fuck? E niente, niente! E poi le battute me le fanno gli altri! E c'è chi dà la colpa a me! Bla, ma sono cattivi! Facciamo così, se li mangi tutti ti prometto che ti prenderò altri fumetti, va bene? Va bene, mamma, sono pronta a mangiare piselli su piselli! Come fa sempre Saccarosio. No, non ho bisogno di piselli, Stefi. Ci tengo
alla mia verginità orale, quindi a questo punto i fumetti te li lascio molto volentieri. Questa è davvero quella di mia mamma. È così buona. Ah, i piselli. Mannaggia, sti piselloni. Li odiavo una volta, ma non capisco, sono così buoni ora. No. Che bontà, mi viene quasi da piangere. Sono a posto ora, grazie mille. Sì, perché ha ripensato alla madre. Sì. Prendiamoci una pausa. Aspetta qui, ti preparo qualcosa di veloce. Infatti pensate che mio nonno, no? Che era, diciamo, stava per morire. Era vicino alla morte. Cominciava ad avere allucinazioni, tipo si sentiva bambino. Mm-hmm. E rivedeva sua madre. Penso un po'. Anche mia nonna. Stessa cosa. Si dice quando si sta per morire, tipo sanno le allucinazioni sulle cose che magari più ti mancano. Le persone a cui vuoi più bene. Ma chissà se succederà pure a noi. Magari io vedrò Kaori con la codina. Quindi non prima... vedi me. Beh, ovvio, ma che deve vedere te? Deve vedere la codina. Ah, io penso che è bello. Mo andrò nell'ardilà da Kaori. Vieni, aspettami Kaori, sto venendo a prenderti. Anzi, prendimi tu con la codina. No. Poi dall'alto scenderà Kaori con la codina. Io afferro la codina e poi mi porterà in paradiso. Cioè, io mi sto immaginando, no, io e Kaori che voliamo verso le nuvole. Aiuto. Mi ricordo di averlo cucinato il giorno in cui ti ho incontrata. Avete capito? Il mio è una femmina. Era appena arrivata. Non l'avevi capito. No, io l'avevo capito. Tu forse non l'avevi capito. Io l'avevo capito. Era appena arrivato e mi era tutto ancora nuovo. Fu allora che ti trovai. Infatti mio nonno è morto in ospedale davanti a mia mamma e le sue ultime parole furono Madonna. La stazione non c'è nessuno oggi. Se ci fosse una guerra sarebbe piena di persone. Madonna. Kaori, lo spirito guida dello zoo. Chissà quanto tempo dovrò passare qui. Un treno per il paradiso. Una volta là non si proverà più alcun dolore. Però ho ancora delle cose da fare. Uè, buonasera, so 8283. Di solito faccio le live dal lunedì al venerdì intorno alle 21:30. A volte faccio anche un po' di ritardo, intorno alle 22. Però siamo lì. E questo mi fa sempre capire, amore, che devo mettere il calendario, per forza. Ah, ma ecco perché l'orso non va in paradiso, perché ha ancora delle cose da fare. Oddio, guarda la gatta. Che succede, Micina? Non ti ricordi più chi sei? Proprio come me. Su, non piangere, sai. Ho di recente aperto un ristorante. Perché non vieni a lavorare da me? Avrei davvero bisogno di qualcuno che mi dia una mano, che serva ai tavoli. E forse se scopriamo qual era il tuo piatto preferito, recupererai i tuoi ricordi. Un'idea non male, no? Sto morendo di fame. Torniamo al ristorante. Uesseo, grazie mille per la sub, grazie per il supporto, grazie. Uè, sera Wisteria, seras. Grazie mille. Sto provando questo indie per capire se si può fare una serie sopra. È passato un po' da allora. Non ho ancora scoperto il tuo piatto preferito, ma prima o poi lo troveremo. Ti è piaciuto? Per oggi va bene così. Vabbè, sicuramente abbiamo appurato che il riso alla cantonese non è il piatto preferito di questa piccolina. Oh, magari è Steffi. A Steffi ce la vedo nell'aldilà di avere l'aspetto di un gatto. Ma cosa non va? Se vuoi andare alla stazione, vai pure, non farti problema. Ok, parliamo un po' con quelli là a cui abbiamo servito prima. Che c'è? Sei sempre col telefono in mano. Beh, ho appena caricato una foto su Tensta. Amore, ma che cos'è Tensta?
No. Ora si potrebbe dire anche Insta. In effetti. Le mie foto piacciono a tutti. Uè, sera Erika, seras. Ho un sacco di follower. Posso vedere le tue foto? Certamente, questa qui è una torta che ho mangiato da Harajuku. Questa è una crepe che fanno in una caffetteria di Tokyo. È molto famosa, è giapponese lei. Come, ne hai abbastanza di foto di cibo? Che dici di questa foto di me? L'ho appena fatta. Credo di essere rimasta bene in questa. Ah, ecco perché vedeva la mano che si muoveva sempre. Stava letteralmente a casseggiare sullo smartphone. Usi troppi filtri. Non sono mai troppi. Solo se si postano foto così si riesce a trovare un ragazzo. Alla fine, però, non ne ho mai avuto davvero uno. Vorrei davvero avere un ragazzo ed andare con lui a Dreamland. Altro che a Disneyland. Ecco. È il copyright. Sei carina. Dici davvero, eppure oggi non mi sono neanche truccata. È così gentile da parte tua, grazie. Forse dovrei postare altre foto. Puoi seguirmi su Tensta se vuoi. Cos'è Tensta? Non ci credo, non conosci Instagram. Te l'avevo detto che era Instagram, amore. Lo sapevo, lo sapevo. Ecco. Lo usano tutti, guarda, così puoi postare le tue foto. E una volta fatto, chiunque abbia l'app ti può lasciare dei like. Ne ho ricevuti 300 sull'ultima foto che ho postato. Magari potrei diventare una Tenstagrammer. Ah, si vede che se non ama lo sciotino. Oh, non sta fermo! Il ramen istantaneo è il meglio, vero? Mia mamma mi portava sempre in ristoranti di classe. Ma niente di quello che facevano in quei posti era buono quanto il ramen con i miei amici. Oh, Madonna, come l'ho... Si è fatto nuovi amici? No, non ancora, ma spero di poterne presto incontrare di nuovi. Ti piacciono i videogiochi? Mia mamma era molto severa, non mi era permesso giocarci, quindi lo facevo quando andavo a casa dei miei amici. Spero che potrò giocare ai videogiochi in paradiso. Lo spero anch'io. Bello, raga, giocare per l'eternità. Come ti senti? Prima di morire avevo una malattia molto grave. Ma ora sto benissimo. Immagino che sia ironico sentirsi pieni di energie dopo che si è morti. Ah. Allora, perché non l'avessi ancora capito? La gente che muore va qui. Gli devo cucinare il loro piatto preferito, pieno di ricordi. Così poi potranno andare in paradiso. Ah, giusto. Manca lui, racconta. Oh, sicura. Oh, sicura, è una storia molto molto lunga. Nacqui molti anni fa in una famiglia di contadini. Avevamo campi in cui coltivavamo una grande varietà di prodotti. Inoltre, molto tempo più tardi, quasi un'eternità. Ah, finisce il racconto. E direi che questo è quanto. Oh, è stato bello parlare con te. Hai mai avuto un gatto? Oh, sì, avevamo ben 6 gatti. Ma. È il nonno di Stefi che ha i 6 gatti. E anche 3 cani, 20 mucche, una cinquantina di pecore, poi anche conigli e galline. E. Vabbè, e poi finisce così. Hai avuto una bella vita? La mia vita è stata bellissima. Ho visto molti dei miei amici morire senza aver avuto tante gioie quante ne ho potuto avere io. E tua moglie? Mi dispiace davvero molto per mia moglie. Di sicuro mi tirerà un ceffone appena arriverà qui. Ah, ovviamente, perché pure la moglie ha una certa età. Eh sì. Però è strano che... Cioè, veramente siamo così limitati nell'esplorazione. Ma io direi forse di andare a... Sì, andare a letto. Allora, mo sono curioso di vedere i ricordi di questi atti 3. Iniziare dalla pupa, va. Ecco. Vediamo com'è morta. Papà, di nuovo. Chi se ne frega? Lasciami in pace. Ehi, che vuoi? Che fai qui tutta sola? No, amore! Oh Cristo. Ma mica la uccide uno stupratore! Ma Oh, spero di no! cazzo. Merda! Volevo davvero parlare un po' con te. Che schifo, sta pensando lei. Allora, mi chiedevo se... scusa, ma potessi lasciarmi in pace? Ho un ragazzo. Un ragazzo? No.
No, stai mentendo. Ti guardo sempre ogni volta che vieni qui. Non ho mai visto nessuno che potrebbe esserlo. Cavolo. E allora ce l'hai davvero? Davvero è un ragazzo? Ti amo così tanto, perché non lo capisci? Perché? Perché? Non ce la faccio più. Ti ho scritto un sacco di lettere, ti ho mandato fuori ogni santo giorno. Vabbè ragazzi, ma questa è una coincidenza assurda. Pure per quello che è successo a quella ragazza qualche settimana fa, eh. Sì. Devo chiamare la polizia. Ti tengo sempre d'occhio, lo sai, per essere sicuro che torni a casa sana e salva. E allora perché, rispondimi, il mio amore non è forse abbastanza per te? Merda, non c'è campo qui. No, non lo uccide. A chi stai scrivendo? È il tuo ragazzo? È lui? Non ci credo, non pensi a me? Al mio amore? No! No, non volevo. Mi dispiace. L'ha pugnalata, raga! Si è visto il sangue che è uscito. Porca troia! Sono stata una stupida. Questo è grave. Non avendo risposto al padre. Madonna mia, ma non mi aspettavo che avrebbero messo una morte del genere qui. C'è un femminicidio. Porca miseria! Ah, qua... qua mi sa che muore di... anche forse ha tipo un tumore. E poi indovina, il maestro è scivolato sulla buccia di banana. Si è arrabbiato un sacco, ma è stato divertentissimo. Oh, avrei voluto esserci anch'io. Sì, non vedo l'ora che stai meglio, così passeremo più tempo assieme. Anch'io. Sono sicuro che presto tutto si metterà a posto. Ci vediamo. Sì, e grazie. Ho degli amici fantastici. Devo rimettermi in fretta. No! Oddio, ha sputato sangue. Non voglio morire. E invece è morto. È così. Oh, vi giuro, raga, più si va avanti, più mi sto rattristendo a giocarci. Sì. Madonna. Alla faccia del gioco tranquillo. È una giornata così tranquilla, tesoro? Mi dispiace, non riesco più a sopportarlo. Tutto questo dolore e le cure infinite e tutti i problemi che crea, ragazzi, non ce la faccio, non ne vale la pena. La mia vita è stata... Oddio, si è sparato in bocca. Sì. La mia vita è stata davvero bellissima. Ah, lui si sentiva un peso. Si sentiva un peso per gli altri. Forse essendo vecchio, sai, questa cosa così è... Ha preferito ammazzarsi per non essere un peso magari per la moglie e per i figli. Madonna santa, raga. Ma che cazzo di gioco ho messo? Cioè, è bella la vita. Oh, raga, è bello, eh? Questo era proprio da giocare tutti insieme dal vivo per fare una bellissima terapia di gruppo. Ammetto che la morte che più mi ha colpito è stata quella della ragazza, sai? Eppure del vecchio che si è suicidato. Ma anche il ragazzino. Mm-hmm. Che lui sa che sta per morire, ma non vuole morire perché aveva degli amici fantastici. Beh, com'è brutto, ragazzi, morire da soli. È bruttissimo. Questo dolce ha un aspetto delizioso. E se ne assaggiassi un pezzetto, è così buono. Secondo me la ragazza si è cominciata a ricordare. Che poi sicuramente quando poi sapremo com'è morta, pure lì altri fili. Oddio! Ma non è l'auto, what? Oddio, chi è? Davanti alla morte siamo tutti soli, e vivere soli che è peggio. Ma di solito ci si fidanza, ci si sposa per avere una compagna al proprio fianco e non morire da soli. Però non è proprio così, perché alla fine una delle due persone morirà prima. E quindi alla fine l'altro partner morirà da solo. E quindi si tende anche a fare i figli anche per questa cosa qua. Cioè, almeno non muori da solo. Cioè, se hai bisogno di una mano... Tra virgolette, ci sono i figli ad aiutarti, tra virgolette.
Beh, non sempre funziona. Non sarai il bambino della donna che era incinta. Emma sa? Aiutami! Su, su, fai la brava. Appena sveglio, ho trovato qui questa neonata. Sì, è lei? Non riesco a farla smettere di piangere. Oh, cielo, i clienti stanno per arrivare. Su, su, fai la brava. Che posso fare per calmarla? Avrà fame? Ma certo, è per quello che sei venuta qui? Ho qui il suo frammento di ricordi. Ah, dobbiamo tuffarci per capire cosa vuole. Diamole del latte. Aspetta, è vuoto. Ah, è vero, è vuoto perché non è nata, mo. Non ha nessun ricordo. Madonna, che cosa triste. Pensate che hanno fatto... Cioè, ci sta un signore, no? Che ha fatto un videogioco indie dove in poche parole mostra una famiglia alle prese con un neonato. Purtroppo questo neonato è nato con un cancro al cervello. Nascendo con il cancro al cervello, giustamente soffre veramente tanto. E quindi in questo gioco, purtroppo, tu avverti tutto il disagio della famiglia e del neonato e senti proprio i pianti man mano che vai avanti nel gioco, fino alla fine in cui il neonato muore. Questa persona ha creato questo gioco perché semplicemente lui ha avuto un neonato, un figlio, che è morto con un cancro al cervello. E quindi ha voluto fare questo gioco, capito amore? Cioè lui ha voluto mostrare in questo medium quello che ha passato. E io il gioco non l'ho giocato, grazie, non lo giocherò mai. Perché secondo me lì stai proprio male, preferisco sinceramente evitare. Sì, è vuoto il ricordo. Non ha ancora nessun ricordo. Non ci resta che tirare a indovinare. Cosa potrebbe volere un neonato? Un frullato proteico! Birra! Del latte. Ovviamente il latte. Ma certo, i neonati bevono latte. Ce n'è un po' in cucina. Ah, eccolo, già ci sta il biberon. Bene, un frullato, grazie. Di Maurizio Merluzzo, che ne so. Sì, è proprio una stronzata. È buono, vero, piccina? È come se l'avessi già fatto tanto tempo fa. Ah, il fatto che l'orso ha detto questo. Allora vuoi vedere che lui era un padre, amo? Cavolo, quando ero umano. Sei stata bravissima, ottimo lavoro, piccola. Oh, guarda, è scomparsa, no? È pronta ad andare in paradiso. Che sia stato il suo primo e ultimo pasto. Spero che potrà incontrare la sua mamma. Così tante cose. Puoi portarmi un energy drink? Che cosa? Ma che vuole la fra Monster? Tutte, proprio. Cioè, fra tutte, proprio un energy drink. Ma è Steffi! Steffi lo chiederebbe sicuramente come ultimo pasto. Che? Energy drink? Ma non mi sembra un energy drink, scusatemi. Zuppa di patate. Sono sicuro di aver chiesto un energy drink. Devi esserti sbagliata, dici di no? Vabbè, mangerò questo. Guarda, è davvero buonissima. Mi fa sentire così rilassato. Capito, Steffi? Vai di patate. Questo è esattamente ciò che desideravo. Mi manca la zuppa di mia moglie. Sono stato davvero un idiota. Preferire il lavoro alla famiglia. Davvero. Potrò finalmente riposare in pace? Magari è morto perché ha esagerato con l'energy drink. No, beh, forse è morto così. Ah, vero, perché magari sembra al lavoro, no, per non avere sonno. Chi lo sa? Ah, sì. Qui ogni giorno è domenica. Non c'è niente per cui essere stressate. Oh, mi è sembrato di sentire un rumore. Vado a dare un'occhiata. Andiamo a controllare. Oh cielo, il cibo è tutto rosicchiato. Sembra che sia stato un topo. Un topo in paradiso? Ah. Mi sa che non potremo servire null'altro oggi. Andrò a chiudere il ristorante.
C'è una cornice per terra, rimettiamola a posto. È la foto di una bambina dall'aspetto adorabile. Sembra felice. Ecco il topo. Se, vedete che in quella foto è la figlia dell'orso? Oh, non si fa prendere. Guarda, gli metti paura. Anche un topo è un cliente in questo ristorante. È il suo ultimo pasto. Lascia che mangi ciò che ti sei pure il topo. E niente. Raga, ma ditemi la verità. Ma mi stai facendo questo gioco? Mi sta facendo cagare. Chissà, mi chiedo cosa potrà volere un topo, eh? Oh, il frammento di ricordi abbiamo. I ricordi degli animali sono sempre un po' vaghi. Credo che potremmo scoprire di più provando a tuffarci. Wow, addirittura, Erika. Non pensavo che ti piacesse sto genere. Anche perché... cioè, sto giochi che sto portando è molto di nicchia. Oh, volevo un attimo vedere qui. Dei funghi misteriosi rilasciano spore nell'aria. Il tuo corpo si è rimpicciolito. Ah, devo fare questo per seguirlo. Ti sei infilata nel buco. Ok. Ma sembra un cartone della Walt Disney? I topi che ballano! Aspetta. Ma questo vi ricorda Alice nel Paese delle Meraviglie? Ne è assaggiato un morso? Sì. Non male. Ah, è questo quello che vuole il topo? Un fungo? Un fungo? Un fungo blu? Sarà davvero commestibile? Fammelo cercare su internet. Su internet dal paradiso! Sì. Mi ricorda Pom. Un Lactarius indigo. Wow, si può mangiare veramente. Quel topo se ne intende. Non ha davvero importanza che sei quando si parla di cibo. Gli darò io il fungo. Sembrava che avesse paura di te. Prenditi pure il resto della giornata. Avevo capito che era la... Ah no, aspetta, aspetta. Noi potremmo andare innanzitutto un attimo alla stazione per il paradiso. Allora. Guarda la madre, mo. Finalmente ho incontrato la mia bimba. È davvero adorabile. Sì, e finalmente ho potuto incontrarla. A chi assomiglia? I capelli sono castani come i miei, ma il suo sorriso mi ricorda quello del suo papà. Dove è suo padre? Quel giorno mio marito era sul lavoro, doveva coprire il turno del fine settimana, voleva fare degli straordinari per poter comprare un passeggino. Ah, bella, avevano anche problemi economici. Ti manca tuo marito? Sono preoccupata per lui, l'abbiamo lasciato solo all'improvviso, ma tutto quello che posso fare è sperare che stia bene. Immagino se mo il giorno dopo becchiamo il marito perché si è suicidato. Oddio. Madonna santa, ma è notte, no, ma la prossima... Buonanotte. Com'era il tuo lavoro? Un'atmosfera casalinga ed un lavoro che offre grandi soddisfazioni. Come no, pagatemi gli straordinari e basta. Non dovresti fare straordinari, potrei staccare all'ora che dovrei. Sembra quasi una leggenda metropolitana. Beh, è vero, in teoria potrei andare a casa e basta, ma se lo facessi, il mio capo penserebbe che non sto lavorando abbastanza e mi abbasserebbe lo stipendio. Perché lavoravi così duramente? Onestamente dubito che si sia più produttivi facendo orari più lunghi. Ma orari lunghi danno l'illusione che si lavori più duramente. Non avevo abbastanza coraggio né energia per cambiare la mia situazione. Perché non hai cambiato lavoro? Sono specializzato in un mestiere molto particolare. Non sarei in grado di fare un lavoro diverso. Non che abbia mai avuto il tempo di cercarne uno. Inoltre avevo una famiglia. Non potevo che stringere i denti e tenermi stretto il lavoro. Ero in un vicolo cieco. Vabbè, non dicono nient'altro di nuovo. Quindi andiamo adesso a vedere i ricordi nuovi che abbiamo ottenuto. Oddio, quello del neonato! Ma infatti, ma cosa vedremo, visto che lui non è nato ancora? Era delizioso. Non pensi anche tu... Ah, ok, no, no, la neonata sente da dentro la pancia. Meglio tornare a casa.
Oddio. Sì. Ho perso l'ultimo treno, di nuovo. Ah, vedete? Sta sempre a lavorare. Sì, perché... Vabbè, perché tu sei... Perché non sei, diciamo, giunto nel momento giusto, nel senso che... il gioco ovviamente prima ha mostrato come è morta lei, è morta che è stata investita dall'auto. E ovviamente lei, essendo incinta, è morta con la neonata. Che poi non credo se so in una, lei o un lui. È da un po' che non vedo mia moglie. Oh, mi si stanno annebbiando gli occhi. No, è morto per il troppo lavoro. Che succede? Ma veramente si può morire per il troppo lavoro? Sì. Addirittura. Per lo sforzo. Ma Senza veramente. riposo, no? Se lavori non sto. Ma no, ma il topo si mangia il fungo velenoso! Ah. Sì, l'ultimo ballo. Vabbè, la morte di questo animale è No. stato un po' scemo. Io, onestamente, cioè, Mi potevano fargli... aspettavo qualcosina Tipo di che è stato... molto. Ah, tipo che ha mangiato il veleno in una Sì. casa. Avrebbe avuto più senso che veleno di un fungo, eh. Onestamente parlando.